Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi registro un video ask. Vi ho fatto una domanda su Instagram, praticamente vi dicevo che oggi registravo un video ask e quindi di farmi tutte le domande che volevate sul mio profilo Instagram. Quindi se ancora non mi seguite su Instagram, vi lascio il mio nome qui sotto per potermi seguire. Ultimamente sto anche facendo un po' poche stories perché sono sempre super impegnata, però comunque seguitemi perché tornerò più attiva di prima. Nulla, quindi adesso inizierò a rispondere alle vostre domande e mentre lo farò andrò a realizzare questo make up, che è un trucco che realizzo quasi tutti i giorni, al di fuori del rossetto che metto davvero poche volte, però quasi tutto il resto è un make up che sto utilizzando davvero tanto in quest'ultimo periodo. Quindi bando le ciance e vi lascio al resto del video. Ed eccomi qua, mi sono preparata, ho messo come sempre la mia solita fascia per capelli. Quando mi trucco quasi sempre la utilizzo perché mi tiene i capelli belli in ordine, non mi danno fastidio. Comunque direi subito di partire e di rispondere alle vostre domande perché sono davvero tantissime. Partiamo dalla prima domanda che mi fa Fabiola_Parisi. Quando andrete ad abitare nella casa nuova, avete intenzione di sposarvi? Ho notato, leggendo velocemente le vostre domande, che tantissime sono proprio dedicate alla casa. Sicuramente sarà perché vi aggiorno un sacco su Instagram e sicuramente sarete curiose, quindi sono contenta di rispondere a queste domande. Innanzitutto, ciao Fabio, ti mando un grandissimo bacione. Nel frattempo inizio anche il mio make-up e come prima cosa vado ad utilizzare il The Professional, il primer di Benefit. Questa è la versione Pear, quindi è un primer leggermente satinato che mi piace molto. Comunque, quando è che andremo a vivere insieme? La casa sta procedendo abbastanza bene, devo dire, adesso mancano giusto alcune cose le più essenziali prima di poter effettivamente entrare, come ad esempio un divano, perché ancora non ce l'abbiamo, poi ci manca il tavolo da pranzo e poi sì, sostanzialmente abbiamo praticamente tutto quello che ci può servire per partire, per entrare ufficialmente in casa. E quindi sì, non manca effettivamente poi molto. Io credo che nel giro sì di un mese di essere tranquillamente dentro, proprio perché i lavori più grandi, le cose più importanti sono state fatte, sono state ultimate finalmente. E per quanto riguarda la domanda, quando abbiamo intenzione di sposarci, al momento non è in programma questa cosa. È sicuramente una cosa che vorremmo fare, che interessa a tutti e due, però non è in programma in questo momento, in questo periodo. Non si sa se succederà nel giro di qualche anno o se magari passerà qualche anno in più, però per il momento andiamo soltanto a convivere, di questo sono davvero molto contenta. Passo alla seconda domanda e di conseguenza al secondo prodotto. Come correttore vado ad utilizzare in questo periodo, sto utilizzando l'Accord Parfait di L'Oreal nella colorazione 6D/W. Non mi trucco tantissimo in estate, specialmente con questo caldo che adesso si è leggermente attenuato rispetto a settimana scorsa, però il correttore vado sempre lo stesso ad utilizzarlo per andare a coprire i rossori e le varie imperfezioni del viso. La seconda domanda me la fa una fetta di paradiso che mi chiede: quando vi sposerete, farete un matrimonio civile o il classico in chiesa? Diciamo che ho quasi già risposto a questa domanda, però se ci sposiamo sicuramente lo faremo in chiesa, quello è sicuro, cioè proprio sicuro sicuro. A questo punto rispondo anche un'altra domanda che mi fa Sofia De Jacobo 05, che mi chiede: quanti anni hai? Ho 27 anni. Ebbene sì, ho già 27 anni. Nel frattempo vado a stendere il correttore con la Beauty Blender. Nel frattempo passo alla prossima domanda che mi fa Marica _Bassi 07, che mi chiede: avresti mai pensato di arrivare finora? Cosa intendi con questa domanda? Magari finora nel senso riferito a YouTube, a Instagram, come tra virgolette successo? Si è dedicato a quello? Sinceramente no, quando ho aperto il canale non avrei mai assolutamente immaginato di raggiungere un traguardo. Aiuto! Mi era volata la Beauty Blender completamente giù dal letto. Comunque, se la domanda è appunto riferita a questo, sinceramente no, non pensavo, quando ho aperto il canale ormai 3 anni fa, non pensavo di poter raggiungere un traguardo così, perché per me 60.000 persone sono davvero tantissime e di questo sono molto contenta. Passiamo alla prossima domanda e allo stesso tempo passo al terzo prodotto. Vado ad utilizzare questo nuovo fondotinta di Benefit, il fondotinta Hello Happy, che tra l'altro ha un pack davvero bellissimo, ve l'avevo già mostrato nell'ultimo video che vi lascio qui nelle schede. Utilizzo questo nella colorazione 05. Questo fondotinta è un fondotinta super leggero, con una bassa media coprenza, leggermente modulabile. E prima di essere utilizzato va shakerato,
Nel frattempo vediamo la prossima domanda che mi fa Anto della Corte trattino basso. Farai il room tour della casa nuova? Mi saluti, ti adoro, certo che ti saluto. Ti mando anche un grandissimo bacione e saluto anche tutte le altre ragazze che non ho salutato prima. Farai il room tour della casa nuova? Sì, sicuramente vi farò vedere un po' come sta succedendo già adesso su Instagram Stories l'evoluzione della casa. Insomma, come stanno procedendo i lavori e sicuramente vi farò vedere il tutto anche a casa ultimata. Ultimata, come dico io, ci vorrà davvero un po' di tempo perché per me la casa completa, del tutto finita, vale a dire anche con le decorazioni, i complementi d'arredo, non soltanto i veri e propri mobili, quindi davvero tutto, dalle cornici, magari le piantine, tutto quanto. Quindi prima di raggiungere una casa completa, di ottenere una casa davvero completa in tutto e per tutto, credo che ci vorrà davvero ancora tanto tanto tempo, però sicuramente vi farò un home tour o comunque degli aggiornamenti anche qui su YouTube, magari un video dedicato oltre che su Instagram. La prossima domanda me la fa Silvia Caldarezzo, ti saluto, ti mando anche un grosso bacio, che mi chiede: prossimo viaggio in programma? Non ce ne sono, non abbiamo organizzato niente e quindi non ti sto a rispondere, non abbiamo appunto nessun viaggio in programma, quindi di conseguenza non saprei neanche darti una risposta su quale sarà la prossima meta. Sicuramente ce ne sono tantissime ancora che vogliamo visitare, tante parti ancora dell'America che non abbiamo visto in questi anni, quindi sicuramente torneremo negli Stati Uniti per vedere appunto i paesi, i posti che ancora non abbiamo visitato. Ci piacerebbe tantissimo andare anche in Thailandia, in Asia, anche a Tokyo mi piacerebbe un sacco, però al momento non c'è assolutamente nulla in programma, quindi non so darti una risposta precisa. Fatto questo, dopo aver applicato il fondotinta, vado a fissare il tutto con la cipria in polvere libera e utilizzo questa di MAC realizzata in collaborazione con Patrick Star. Questa cipria è una cipria leggermente colorata sui toni del rosa, del pesca, proprio effettivamente sulla pelle, non ha colorazione, mi piace tantissimo. Questa cipria si può utilizzare anche per fare baking, anzi Patrick Star in realtà la utilizza, nel frattempo sto cercando il pennello, la utilizza per fare baking, però io solitamente baking non lo faccio e quindi la utilizzo soltanto per andare a fissare il mio make-up. Andiamo avanti con la prossima domanda che mi fa Gloria.dolera. Ciao Gloria, ti mando un grosso bacio. Che mi chiede: quando vi trasferite in casa nuova? A questo ho già risposto, circa un mesetto, se non magari un mesetto e mezzo, qualcosina di più. Cosa mi manca da arredare nella casa nuova? Anche lì ho già abbastanza risposto: il divano principalmente e il tavolo da pranzo. La prossima domanda me la fa Fatey Op Lo 94, che mi chiede: come decorazioni natalizie per la casa? A che colore ambisci? Un bacio, Chiara Mignacca. Ciao Chiara, ti mando un bacione grande grande anche a te. Nel frattempo continuo a mettermi la cipria. Come decorazioni natalizie per la casa? Ancora sai che non ci avevo pensato, non vedo l'ora, però adoro il periodo natalizio e di conseguenza adoro arredare la casa, decorare la casa proprio a tema. Sicuramente il Natale è una di quelle festività che mi faranno decorare la casa maggiormente rispetto ad altre. E probabilmente così, senza pensarci troppo, ti direi bianco e oro rosa. Sì, probabilmente mi piacerebbe avere un albero tutto bianco con le palline rose gold in oro rosa e degli addobbi qua là per la casa in oro rosa. Sì, probabilmente oro rosa e bianco. La prossima domanda me la fa Cescona Aurora: quando vi trasferite nella vostra bellissima casa nuova? Grazie mille per questi complimenti, ti mando un bacio. Anche questa comunque ho già risposto. I lavori per la casa nuova, questa domanda me la fa Giadi. I lavori per la casa nuova a che punto sono? Come hai conosciuto Ste? Mi saluti, mi chiamo Giada. Assolutamente sì, ciao Giada, ti mando un grandissimo bacio. Allora, i lavori per la casa nuova, anche qua diciamo che ho già risposto, sono a buon punto, adesso possiamo dire di sì. E come ho conosciuto Ste, ragazze, è un po' imbarazzante la cosa, perché io in realtà lui l'ho conosciuto tramite un social network che si usava tantissimi anni fa. Probabilmente questo social network, Netlog, lo conosceranno soltanto le persone più o meno nate nel mio stesso periodo, quindi 1990 fino al massimo 1994. All'epoca si utilizzava questo
tra virgolette social network, dove si postavano un po' di stati, un po' di fotografie, così, e avevo visitato il suo profilo, e su quel social, nel momento in cui tu visitavi il profilo di una persona, quella persona lo vedeva, quindi lui era venuto a visitare il mio profilo, poi ci eravamo un po' messaggiati così sul tramite appunto questo social network, e poi ci eravamo visti poi di persona in discoteca. Abbiamo iniziato insomma a vederci molto spesso il sabato sera in discoteca, quindi soltanto di notte, e poi così è cresciuta la conoscenza finché poi ci siamo fidanzati, però il fidanzamento è venuto, dico, quasi 2 anni dopo. All'inizio eravamo soltanto amici, insomma uscivamo insieme per divertirci con i nostri amici, lui con i suoi, io con le mie amiche. La prossima domanda me la fa Vittorioso Teresa, ciao Teresa, che mi chiede nel futuro come ti vedi? Mi saluti, mi chiamo Teresa, assolutamente sì, ti mando un grandissimo bacio. E nel futuro come mi vedo? Sinceramente la prima cosa che mi viene in mente, la prima risposta così tac secca, è sposata con dei bambini, una bella famiglia. Poi passo, continuo nel frattempo a toccarmi, vado a fare le sopracciglia ed utilizzo il Cabrow di Benefit, e poi dopo averle ridefinite passo a fissarle con il Gimme Brow sempre di Benefit. Nel frattempo rispondo alla prossima domanda che mi fa Mula-Marica, che mi chiede: cosa ti ha portato ad aprire un canale YouTube? Mi saluti, ti voglio bene anch'io, ti mando un grosso bacione, ciao Marica. Cosa mi ha portato ad aprire un canale YouTube? In realtà a questa domanda avevo già risposto in uno dei vecchi video ask. Comunque, semplicemente perché all'epoca, 3 anni fa circa, guardavo tanto video su YouTube e mi piaceva molto questo mondo. Mi è sempre piaciuta poi la fotografia, quindi lo scattare le belle foto, mi è sempre piaciuto comunque il mondo del make-up, e quindi ho detto: ma sai che c'è? Mi butto, ci provo anch'io, come va, va. È partito tutto come un gioco e poi è diventata una cosa molto più seria, tant'è che ho iniziato anche a lavorare per YouTube, di conseguenza poi anche su Instagram, e di questo sono davvero molto molto contenta. E quindi tutto è semplicemente partito così, come un gioco, per condividere le mie passioni con le altre persone, e poi appunto è diventato qualcosina in più. Poi passiamo alla prossima domanda, che mi fa Yaluz, che mi chiede: quando smetterai con YouTube? Al momento ti dico, non ho intenzione di smettere, quindi non ho una vera risposta a questa domanda. Poi la prossima domanda me la fa Franci-Andreazza, ciao Franci, che mi chiede: preferisci mare o montagna? Assolutamente mare, cioè assolutamente. Mi piace anche la montagna, ma se devo scegliere vado decisamente al mare. Fatima Basile mi chiede: qual è la città più bella che tu abbia mai visitato? Ti dico decisamente New York. Tra tutti i posti che ho visto, New York è stata sicuramente la mia città del cuore, la mia città preferita, tant'è che ci siamo tornati altre 2 volte, l'abbiamo visitata 3 volte, e sicuramente è una città che tornerei a visitare ancora, perché è troppo bella, mi piace molto, mi piace proprio l'atmosfera che si vive camminando per le strade di New York, quindi sicuramente è la mia città preferita al momento tra tutte quelle che ho visto. _Aurora_Mangoni_ mi scrive: fai altri video di The Sims? Mi saluti, mi chiamo Aurora. Certo Aurora, ti saluto, ti mando anche un grosso bacio. Sì, farò sicuramente altri video di The Sims. Adesso ho un po' il computer pieno di cose, è un po' poco spazio, quindi faccio un po' fatica a giocare con The Sims, proprio perché avendo il computer molto molto pieno di materiale, di conseguenza mi rallenta tantissimo il gioco. Però sì, sicuramente tornerò a registrare dei video su The Sims, probabilmente non li farò tutte le settimane come facevo prima, però sicuramente qualche episodio, qualche video dedicato a questo gioco continuerò a farlo. Nel frattempo, non ve lo stavo dicendo, sto andando a scaldare l'incarnato con il bronzer di Puro Bio, questo nella colorazione 05, e mi piace talmente tanto che molto spesso, specialmente in quest'ultimo periodo, mi capita di utilizzarlo anche sugli occhi come se fosse un ombretto. Comunque, la prossima domanda me la fa Agnes_9m, ciao Agnese, e qual è la prossima città che vuoi visitare? La prossima città che mi piacerebbe tantissimo visitare è San Francisco. E prossimo viaggio, anche questo ho già risposto. E pensi di avere dei figli in futuro? Questa domanda me la fa lu.mai.love con tantissime e. Sì, sicuramente, cioè mi piacerebbe avere dei figli, mi piacerebbe avere 3 figli, e sono sincera, mi piacerebbe avere anche dei gemelli. Eri_95 mi chiede: quando pensi di girare l'home tour? Allora, per quello ci vorrà davvero un po' di tempo, ti dico, perché ci sono ancora diversi lavori da fare. Magari quando entreremo vi farò vedere un po' la casa, sì, sistemata, però non del tutto finita. Però il vero home tour arriverà
fra diverso tempo. Sempre il 395 mi chiede che lavoro fai. Lavoro come commessa in un centro commerciale, però allo stesso tempo lavoro anche qui su YouTube e su Instagram. E Giada.coraglia, ciao Giada, un grosso bacio, mi chiede il viaggio dei tuoi sogni, mi saluti. Allora, il viaggio dei miei sogni, in realtà non ho un viaggio che spero di fare nella vita, perché in realtà tutti quelli che ho sempre sognato di fare poi li ho fatti. Però ti posso dire che mi piacerebbe tantissimo, nel frattempo sto andando ad utilizzare il bronzer come vi dicevo prima sulla palpebra, comunque mi piacerebbe tantissimo fare da costa a costa negli Stati Uniti, quindi vedere la California, vedere magari anche dei parchi naturali, vedere il Grand Canyon, così magari passare ancora da Las Vegas giusto qualche giorno e poi andare a Washington, New York, quindi dall'altra parte. Mi piacerebbe davvero tantissimo fare questo tipo di viaggio, però è abbastanza impegnativo, quindi al momento ancora non abbiamo organizzato niente di tutto ciò. Poi la prossima domanda me la fa Chiara Sinigaglia 94. Ciao Chiara, qual è il tuo cibo preferito? Sicuramente pizza. Pizza e poi la pasta alle vongole, mi piace tantissimo, quindi sì, questi sono i miei due piatti preferiti. Poi vado ad utilizzare questa piccola palette di Pixi, prendo l'illuminante rosato rose gold e lo vado a mettere sulla palpebra, al centro della palpebra, picchiettando leggermente per dare luminosità al make-up. Nel frattempo però continuo a rispondere alle vostre domande. La prossima me la fa Cecilia Capriuetti trattino basso, ciao Cecilia, che mi chiede come hai iniziato il tuo percorso su YouTube, e a questo ho già risposto. Riesci a guadagnare qualcosa dai post di Instagram? Stai, che lavoro fa? Sì, riesco a guadagnare anche qualcosa dai post di Instagram, non tutti i post sono sponsorizzati, tanti comunque sono semplicemente di prodotti ricevuti gratuitamente, quindi faccio una foto se mi va di farla, non sono comunque obbligata, mentre altri invece sì, sono dei post sponsorizzati, quindi ho un guadagno su quel determinato post, su quella determinata foto. E poi mi chiede anche Ste che lavoro fa. Ste lavora per un'azienda e si occupa di marketing, di ordini dedicati ad Amazon e anche della pagina Instagram di questa azienda. Più o meno fa alcune cose che faccio anche, quindi in questo ci troviamo tanto. E poi passo a questo ombretto in stick sempre di L'Oreal, vecchissimo, ce l'ho davvero da diverso tempo, infatti è tutto consumato. È un ombretto in stick sul colore del marrone e lo utilizzo come se fosse un eyeliner. Vado a pulire questa zona utilizzando un po' di correttore e nel frattempo continuiamo a rispondere alle vostre domande. Alessandra.cristiano-basso mi scrive: hai mai pensato di diventare mamma? Se si vorresti maschio o femmina, che nomi daresti? Allora, ai nomi in realtà non ho ancora pensato bene, cioè nel senso non ho dei nomi precisi che voglio dare, però mi piacerebbe tantissimo una femmina, cioè tantissimo, e magari anche due gemelline, quella è una cosa che mi piacerebbe molto, e poi un maschietto, quindi due femminucce e un maschietto. Però per i nomi di preciso ancora non saprei. Raffaella.genova mi scrive: 5 prodotti make up e 3 brand make up preferiti del momento. Allora, 5 prodotti make up, sicuramente ti dico il mascara, cioè io non posso vivere senza mascara, posso anche non truccarmi, ma il mascara lo devo assolutamente utilizzare, tant'è che adesso è arrivato proprio il momento del mascara, quindi prima vado a piegare le ciglia, poi sicuramente il fondotinta. Alla fine io utilizzo molto molto spesso il fondotinta, poi la matita per le sopracciglia, perché da quando ho iniziato a ridefinire le sopracciglia non ne posso più fare a meno e siamo a 3. Poi ti direi blush e illuminante, assolutamente, questi sono i miei 5 prodotti make up preferiti che devo utilizzare per forza. Come vedete molto spesso rinuncio alle labbra, ma ai prodotti da viso non riesco a rinunciare. E 3 brand make up preferiti del momento, sicuramente Benefit, perché offre dei prodotti davvero molto belli. L'Oreal è un altro brand che mi piace molto, e poi mi piace molto anche Too Faced. Passo al mascara e vado ad utilizzare il Lash Infinity di Mesauda su tutte le ciglia. Giulia-basso2701 mi chiede: ai fratelli e sorelle, mi saluti, sono Giulia, ti adoro. Ciao Giulia, sì, ho una sorella che si chiama proprio come te e ha 18 anni, anzi 19, sì, 19. Fatto questo, passo al blush e vado ad utilizzare questo qui di Puro Bio nella colorazione 06. È un colore che mi piace davvero molto e lo vado a mettere leggermente sulle guancette.
Prima di passare all'illuminante rispondiamo ancora a qualche domanda. Fede3313, ciao Fede, mi chiede di che marca è la cucina. Allora, sapete che sinceramente non ne ho idea, o meglio, già una volta in passato una ragazza su Instagram mi aveva chiesto, quindi ero andata a verificare proprio all'interno della cucina la marca che è scritta all'interno dell'anta, perché sinceramente non lo so. Sono andata in un mobilificio, ho scelto, cioè mi ha indicato come volevo la cucina, i materiali, quindi mi è stato fatto scegliere tra diversi materiali e poi mi è stata fatta la cucina. Però di preciso non c'è una marca, come ad esempio, cioè c'è una marca però non ne sono bene a conoscenza, cioè non mi ricordo mai, quindi vado a cercare, poi magari te lo lascio scritto qui sotto. /usaggio/sailormoon/ita fa una domanda proprio super pertinente al suo nickname. Infatti mi chiede: quali cartoni guardavi da piccola? Farei qualche morning routine invernale o sul rientro scolastico? Allora, sicuramente tornerò a registrare anche il morning routine perché so che piacciono molto, sempre tantissimo. E quali cartoni guardavi da piccola? Guardavo tantissimo, dicevo molto Heidi, guardavo Terry e Maggie, due gemelle splendide sorelle, una cosa del genere. Mi piaceva molto anche Sailor Moon, oppure mi piaceva anche Anna dei capelli rossi, insomma tutti quei cartoni che davvero c'erano diversi anni fa. Poi un altro cartone che mi piaceva molto era anche Rossana, oppure insomma ce n'erano davvero tanti che mi piacevano. Guardavo la Melevisione tutti i pomeriggi alle 3 del pomeriggio, davvero tantissimi bei cartoni che purtroppo adesso non ci sono più. Adesso passo l'illuminante, vado sempre a prendere l'illuminante che ho usato prima sugli occhi e lo metto un po' ovunque sul viso. L'illuminante non può mai mancare, mi piace averlo un sacco. Lo metto anche sulla punta del naso e poi lo porto un po' più su. Lo metto sotto l'arcata sopraccigliare. E l'ultima cosa che manca sono le labbra. E oggi voglio utilizzare con voi per la prima volta uno di questi prodotti nuovi di Benefit, i nuovi Punch Pop. Sono dei gloss. Sono indecisa tra il colore Watermelon, che è un fucsia, tra il colore Strawberry, che è più sul rosso, e il colore Mango, che invece è decisamente più aranciato. Però quasi quasi io proverei Strawberry e vediamo un po' com'è. E voilà, anche le labbra le abbiamo terminate. Devo dire che non mi dispiace, un gloss super super lucido, come si può notare. Forse con questo make up, o meglio dire con questa stagione, sarebbe stato meglio magari il color Mango oppure il color Watermelon, decisamente più colori più estivi. Questo è perfetto anche secondo me durante il periodo natalizio. Comunque adesso vado a togliermi la fascia per i capelli, andiamo a sistemare un po' questi capelli sbarazzini. L'unica cosa che non mi piace è che ogni volta che vado a togliere le fasce per i capelli vengono super appiattiti con queste fasce, quindi devo dargli un po' di volume dopo. Comunque, a parte questo, adesso vado a fissare il make up con questa acqua, con questo spray fissante di MAC al cocco. Ne spruzzo un pochettino. Vado a rispondere alle ultime 3 domande, poi chiudiamo il video, altrimenti come sempre dura tantissimo. E la prossima domanda me la fa Meli98-Salazzo1900, che mi chiede: ciao Giada, volevo sapere che programma usi per scaricare le tue serie TV preferite, ti adoro. Ciao Meli, un grosso bacione. In realtà le serie TV, la maggior parte delle serie TV le guardo o su Netflix oppure le guardo in streaming su un qualsiasi sito, il primo sito che trovo che ha quella serie TV che mi interessa, insomma la apro e guardo da lì. Solitamente non le scarico mai. KatyDin-03 mi chiede: che cosa ne pensa tua sorella del fatto che non vivrete più insieme? È contenta? In realtà anche lei a settembre andrà via perché inizierà l'università a Venezia, ha deciso di fare l'università a Venezia di lingue orientali, quindi anche lei si dovrà trasferire perché abitando a Brescia, vivendo in provincia di Brescia, Venezia è un po' troppo distante per ovviamente fare sempre avanti e indietro, quindi prenderà un appartamentino e starà a Venezia, quindi nel momento in cui io via lei vado via anch'io, quindi non sentiremo la mancanza nessuna delle due perché entrambe non saremo più qui con i nostri genitori, quindi insomma andiamo via tutte e due nello stesso periodo, nello stesso momento. Ok, l'ultima domanda è quella di Chiara.88, ciao Chiara, che mi scrive: ciao, che lavoro fai? Come ti organizzi col lavoro e casa nuova? Al lavoro già ho risposto, faccio la commessa. E alla domanda come ti organizzi col lavoro e casa nuova, sinceramente sono un po' spaventata da questo punto di vista, perché ok, faccio un lavoro part time, però io dedico tantissimo tantissimo tempo a YouTube, a Instagram, adesso un pochettino di meno, proprio perché sono molto concentrata con la casa, con i lavori a casa. Se non sono a lavoro, comunque la maggior parte delle volte, se ho tempo libero,
anziché dedicarlo a YouTube, vado a casa nuova e continuiamo i lavori perché altrimenti cioè, non finiamo mai. Già la cosa è andata un po' per le lunghe perché comunque abbiamo iniziato a settembre dell'anno scorso, quindi questo settembre sarà un anno. È vero che c'erano tanti lavori da fare, però in tante cose siamo andati molto a rilento. Quindi in questo periodo, quando ho un attimo più di tempo libero, vado là e insomma sistemiamo un po', portiamo avanti i lavori. Quindi il momento in cui dovrò andare là a vivere completamente da sola, cioè queste però lui comunque sta via tutto il giorno, rientra a casa la sera verso le 6, 6 e mezza, quindi dovrò tenere la casa che comunque è davvero davvero grande, dovrò cucinare, dovrò pulire, lavare, stirare, sono tantissime cose, quindi sono un po' terrorizzata da questo punto di vista, più che altro perché ho paura di non riuscire a fare tutto quello che voglio, quindi dedicare il tempo a YouTube, a Instagram, perché comunque mi piacerebbe realizzare un minimo 3 video a settimana, cosa che adesso non sto riuscendo a fare, quindi dovrò organizzarmi bene perché comunque anche il lavoro che faccio un part time, però comunque è sempre un impegno, sempre i miei orari devo, che possono variare, quindi devo cercare un attimo di vedere come sarà, spero di non fare troppa fatica, altrimenti dovrò fare delle scelte. Nulla, io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia rispondendo alle vostre domande. Se questa tipologia di video vi piace, mettete un bel pollice in su, così magari più avanti ne farò altre. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao!